Siamo sulla seconda parte dei nostri messaggi sulle tempeste. Chiaramente la settimana scorsa abbiamo visto una tempesta dove Gesù era direttamente nella barca. Vi ricordate la tempesta? C'era. I discepoli stavano portando Gesù da una parte all'altra del Mar di Galilea e era successa una tempesta e Gesù che faceva? Dormiva tranquillamente a poppa, nella parte finale della barca. E questa volta vediamo un'altra tempesta. Ci sono due tempeste all'interno del Nuovo Testamento che raccontano appunto di come è intervenuto Gesù. Se la volta precedente abbiamo visto che Gesù era all'interno della barca, questa volta Gesù è fuori della barca. Discepoli sono da soli. Se volete, nel frattempo che sto parlando, cercate nelle vostre Bibbie Marco 6 da 46 a 50. Per chi ha la Bibbia questa bianca è a pagina 640. Per chi ha la Bibbia viola, quella di un po' di tempo fa, è a pagina 995. Per cui Marco 6 da 46 a 50. Dicevo che questa è la seconda tempesta descritta nei Vangeli. E questa volta gli apostoli, i discepoli sono completamente da soli, non c'è nessuno insieme con loro, stanno lì. Il racconto di questa tempesta è diviso in due Vangeli, cioè sia nel Vangelo di Marco e sia nel Vangelo di Matteo, ma sono complementari l'uno all'altro perché dicono cose. Uno dice un aspetto, l'altro dice un altro aspetto, per cui le vedremo tutte e due. Questa domenica vediamo il racconto che ne fa Marco nel suo Vangelo, la prossima settimana vedremo quello che ne fa Matteo nel suo Vangelo, perché sono due cose che si intersecano l'uno con l'altro e ci danno indicazioni di cosa il Signore sta chiedendo per noi. Per cui leggiamo i versetti di Marco 6 da 46 a 50. Dice così. Preso commiato, Gesù chiaramente, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, ovvero alle 4 di mattina, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò a loro e disse: Coraggio, sono io, non abbiate paura. Questa volta, questo miracolo di salvezza, perché ci sono più miracoli all'interno di questo racconto della tempesta, si svolge in otto fasi, ci sono otto fasi. Noi ne vediamo quattro oggi, perché quattro le vedremo la prossima settimana. La prima fase è quella che vedete al versetto 48, la prima parte, è la fase vento contrario. Il versetto dice: Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario. La settimana scorsa abbiamo visto che la tempesta era stata vinta con Gesù dentro la barca. E Gesù dormiva tranquillamente. Questa volta, come abbiamo detto, i discepoli sono completamente da soli. Però la differenza tra la volta scorsa e questa è che la volta scorsa i discepoli stavano accompagnando Gesù a predicare, per cui stavano facendo il loro dovere come cristiani, come credenti. Accompagnavano il maestro a parlare a delle persone. Questa volta lì non era per un ministero particolare, semplicemente stavano lì perché erano pescatori, erano usciti per pescare, stavano facendo stavano facendo il loro lavoro. Non avevano opzioni, non potevano dire se partire o non partire, dovevano partire perché dovevano andare a pescare. Qualche cosa dovevano portare a casa, sia per mangiare loro, per mangiare loro stessi, sia per vendere e poter ricavare dei proventi per vivere e per mandare avanti il ministero di Gesù. L'opzione era o pescare o morire, anche se c'era il vento, bisognava andare al lavoro. Ora somiglia,
Se ci pensate, somiglia abbastanza alla situazione che stiamo vivendo in questo momento di clausura. Ci sono alcune persone che sono confinate dentro casa e ci sono altre persone che invece stanno continuando ad andare al lavoro. Io, insieme con mio figlio Benjamin e mio fratello, stiamo continuando ad andare al lavoro perché il nostro negozio è reputato uno di quelli di primaria importanza per l'agricoltura e per la protezione civile, per cui siamo obbligati ad andare a lavorare. Ma pensate a tutti quanti i medici, gli infermieri che stanno lavorando. Non è che hanno un'opzione per poter restare a casa. Devono andare. Accettiamo i pericoli noi che andiamo a lavorare. Perché somiglia alla nostra situazione con il Covid? Perché come credenti, spesso noi ci aspettiamo di essere attaccati da Satana o dal mondo in generale quando stiamo facendo l'opera del Signore, cioè ci aspettiamo un attacco diretto quando stiamo testimoniando Cristo. Accettiamo in queste condizioni, accettiamo i pericoli, accettiamo il rischio e spesso accettiamo anche la morte. Pensate a tutti quelli che si chiamano protomartiri, i primi martiri dell'epoca cristiana, che entravano nel Colosseo gettandosi nelle fauci del leone volontariamente perché lo vedevano come sacrificio per testimoniare Cristo. Però ci stupiamo invece quando gli attacchi ci arrivano, quando non stiamo facendo niente di particolare per il Signore. Siamo consapevoli di essere sotto attacco quando facciamo il lavoro del Signore, ma ci stupiamo quando invece stiamo lavorando, stiamo al lavoro, quello secolare, quello che noi chiamiamo secolare, anche se poi ogni cosa viene fatta per il Signore. Quando non stiamo facendo nulla per Gesù, quando stiamo semplicemente vivendo e lavorando. Allora, partiamo da un presupposto: il Covid-19 non è un missile dedicato, nel senso che Satana non lo ha lanciato soltanto contro noi credenti, lo ha lanciato contro il mondo intero, contro tutti, contro l'umanità. Perché? Perché lui odia l'umanità, odia tutti quanti. Sapete, l'ambizione di Satana è quella di friggere in olio bollente tutti, tutti, non solo i credenti, non solo chi parla di Gesù. Non solo chi sta lavorando per Gesù, certo, questo è il suo target, il suo bersaglio prediletto, ma lui vuole distruggere tutti. Perché? Perché Satana odia il mondo, lo odia in maniera totale. Satana odia il mondo, mentre Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ama, Satana odia. Sapete, in Giovanni 16, al versetto 33, la prima parte, Gesù ci dice, l'abbiamo visto la settimana scorsa, mi pare, che nel mondo avremo tribolazioni. Io penso che non stesse parlando soltanto ai discepoli, soltanto a noi, certamente era indirizzato soprattutto a noi, ma quando parla di tribolazioni, Gesù sa che tutti quanti, credenti o non credenti, noi abbiamo tribolazioni in questo mondo. E non c'è maniera di scampare da queste tribolazioni. Non sta pensando solo a noi, ma a tutti gli esseri umani indistintamente. Voglio farti una domanda: come stai reagendo in questo momento? In questo momento travagliato? Hai paura? Ti senti solo? Ti senti sola? Ti sembra che stai affrontando l'emergenza in perfetta solitudine, non vedi nessuno all'orizzonte che possa darti aiuto, che possa alleviare le tue preoccupazioni. Era la situazione, in fondo, che stavano vivendo i discepoli dentro la barca, perché Gesù era distante, non lo vedevano, era in mezzo a loro, erano in mezzo al mare. Non era il mare, era un grande bacino, un grande mare, lago interno, ma era distante e sembrava a loro che Gesù non stesse lì. Qualche volta possiamo essere portati a pensare che noi siamo in questa situazione, che in fondo stiamo affrontando le nostre problematiche da soli e Gesù è distante. Allora, se
Vorrei darti una buona notizia, se non ci hai pensato, che tu non sei da solo. Tu non sei da solo, magari lo sapevi, però io te lo ripeto, tu non sei da solo, tu non sei da sola. Guarda la prima parte del versetto 48, quella che dice, vedendo i discepoli che si affannavano a remare. Gesù non era disinteressato, Gesù era lì sulla riva perché sapeva quello che sarebbe successo. Era lì appositamente, non c'era. Prima era andato a pregare. Il versetto precedente dice che Gesù si era appartato a pregare. La parte del versetto 48, del versetto 46, preso commiato, si andò sul monte a pregare. Per cui prima Gesù stava pregando e adesso lo ritroviamo sulla riva del mare e sta guardando. I discepoli, sta vedendo che hanno difficoltà, sta vedendo che c'è un pericolo, sta vedendo che hanno paura, esattamente come in questo momento sta vedendo che io e te abbiamo paura in questa situazione. È lì sulla riva del mare che si chiama Covid-19 che sta guardando quello che stiamo facendo e quello che stiamo provando. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Che strano, che strano. Un Dio, perché Gesù è Dio, che va a pregare se stesso. Questo è quello che facciamo noi. Quando noi ci appartiamo, a chi preghiamo? Preghiamo a noi stessi? No, noi preghiamo a Dio, per cui supponiamo che Dio stesse pregando se stesso. Gesù quando pregava aveva rapporto con il Padre, ma una delle attività principali di quando Gesù si appartava la scopriamo dal versetto di Romani 8 e da un brano che lo stesso Gesù dice. Romani 8 dice, Paolo dice, è alla destra di Dio, Gesù è alla destra di Dio e anche intercede per noi. E poi in Giovanni 17, al versetto 9, Gesù stesso dice, io prego per loro, i discepoli, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Gesù vede, anzi prevede, vede prima quello che succede, per quello che era sceso dalla preghiera al bordo del lago, sulla riva del lago, prevede, vede prima quello che accadrà, quello che accadrà. Sappi che Gesù ha già pregato per te. Gesù ha già pregato per te per quando affronterai momenti difficili. Per quando perderai il lavoro, speriamo che non succeda a nessuno di noi. Per quando vedrai andarsene una persona cara, speriamo che non succeda, ma può accadere. Per quando hai paura, come adesso, lui ha già pregato per te. Lui è già intervenuto presso il Padre, lui è già stato il mediatore, dicendo: Padre, io so che questo mio figlio, questa mia figlia ha paura. Mantienilo, sostienilo, mandagli Spirito Santo perché possa essere forte. Ma Gesù non prega solo per te, non prega soltanto per te. Gesù, ricorda che Gesù non ha amore. Gesù non ha amore. Gesù è amore. È l'essenza dell'amore. Tutto quello che proviene nel mondo di amore si deve perché Gesù è amore. E chiaramente amare non è un sentimento, ma un'azione. Gesù non ha amato a distanza. Gesù non ha amato, non si è messo sul bordo del lago, sulla riva del lago, e ha amato i suoi discepoli che avevano paura a distanza. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Seconda fase. Gesù andò incontro a loro. La seconda parte del versetto 48, legge assieme a me. Verso la quarta vigilia della notte, le 4 di mattina sarebbero, andò incontro a loro camminando sul mare. Vedi, Gesù non li ama a distanza. Gesù non li ama a distanza. Gesù prende e va sul mare, cammina sul mare pur di raggiungerli. Alla stessa maniera, Gesù non ti sta amando a distanza, non è distante. Gesù sta camminando sulle acque per giungere a te in questo momento in cui tu hai paura, in cui tu hai un parente ammalato, in cui tu sei a rischio di perdere il lavoro. Ieri ho avuto una lunga telefonata con un carissimo amico non credente, o credente, o non lo so, in che cosa creda, che mi diceva che il suo lavoro è finito, non c'è più
non esiste più e non esisterà nemmeno dopo il Covid-19 per quello che fa. In questo momento Gesù non sta sulla riva vedendo queste cose, ma sta venendo verso di noi. Gesù non è intervenuto subito. Gesù, attenzione, Gesù è intervenuto andando, non è intervenuto subito prima che si alzassero le onde. Ha lasciato che il vento si alzasse e che le onde assieme al vento venissero grandi. Quando è che Gesù interviene nella tua vita? Quando è che Gesù interviene nella vita dei discepoli? Quando vede che la paura ha preso il sopravvento sulla logica, quando la paura ha preso il sopravvento sulla fede. A quel punto dice: ok, questo è il momento di intervenire, perché fino adesso sono stati capaci con logica e fede di gestire la situazione. Adesso è troppo, è ora che io intervenga, è ora che io vado, vado. Stavolta decide di fare in un altro modo rispetto alla volta precedente. Ti ricordi la volta scorsa? Era andato, era direttamente nella barca, e la prima cosa che aveva fatto era quello di quietare il vento, di dire: zitto, taci, ha fermato, il vento e le onde. Qui la prima, cosa che fa, qual è? Non sgrida il vento, ma conforta i discepoli. La prima cosa che fa. Perché lo fa? Perché Gesù non è nella barca. Non è nella barca. Gesù preferisce arrivare abbastanza vicino ai discepoli, abbastanza vicino alla paura dei discepoli, affinché possano vederli. Dice: oh, calmi, sono qua, sono presente, non vi preoccupate. Affinché possano vederlo, toccarlo, parlare con lui. Parlare con lui. Gesù non vuole farti da balia. Non vuole risolvere i problemi a distanza. Non vuole lasciare che. Perché Gesù avrebbe potuto benissimo fare come la volta scorsa, dire al vento dalla riva: oh, basta, fermati, basta. E il vento sarebbe cessato e con il vento le onde. Ma questa volta lui vuole arrivare vicino. Perché? Perché lui vuole confortare e entrare nella barca. Gesù, durante le tempeste, vuole confortarti venendoti vicino e entrare nella tua barca o tornare nella tua barca. Se tu sei stato magari lontano da Gesù per un tempo, lui vuole ritornare al centro della tua vita, vuole ritornare dentro la barca della tua vita per confortarti. La prima cosa che fa è venirti vicino, piuttosto che far cessare il vento, entrare nella tua barca. Allora, da che cosa erano spaventati i discepoli? Se rileggi il versetto, erano spaventati dalle onde. Ora, chi è che crea le onde? Le onde non si creano da sole. C'è una causa per le onde. Può essere un maremoto, un terremoto sotto la superficie del mare. O, molto più semplicemente, il vento. È il vento la causa delle onde. Il problema non era far calmare le onde, ma far cessare il vento. Le onde non erano altro che l'effetto visibile che sbatteva contro la barca di qualche cosa che è invisibile, il vento. Sapete, noi facciamo spesso lo stesso. Non ci spaventa perdere il lavoro, ma ci spaventa perdere ma ci spaventa l'effetto del perdere il lavoro, ovvero non avrò di che far vivere i miei figli, la mia moglie. Non ci spaventa il tumore, ma ci spaventa l'effetto del tumore, la mia sofferenza, la sofferenza dei miei cari che vedranno la mia malattia. Non ci spaventa il Covid-19, che non lo possiamo vedere perché è un essere, una bestia microscopica, perché è invisibile, ma il suo effetto, la malattia, l'isolamento. Gesù decide di intervenire a modo suo, a modo suo. Gesù è Dio e Dio non fa mai le cose due volte nella stessa maniera. Gesù decide di intervenire a modo suo, mostrandogli che le onde, mostrando ai discepoli che le onde non sono il problema e che addirittura sopra le onde ci si può camminare sopra. Il problema è il vento,
che crea le onde. Allora, perché Gesù decide di camminare sulle acque? Per dimostrare i suoi superpoteri? Per far vedere che è un Superman? Sapete, Gesù ha detto più di una volta nella parola che tutto quello che ha fatto come nei 3 anni di servizio di ministero sulla terra erano esempi che stava dando per quelli che avrebbero creduto in lui. Per cui quello che lui faceva, le cose che lui faceva sarebbero state possibili anche agli altri. Ora, che cosa significa? Che possiamo camminare sulle acque? Potenzialmente sì, se fosse necessario, se servisse a qualche cosa. Ma spesso non è il miracolo, non è camminare sulle acque, noi che camminiamo fisicamente sulle acque, ma camminare sull'effetto di quello che è che provocano le onde. Camminare nella situazione, sulla situazione che non può cessare, che non può cessare se non quando cesserà. Giovanni 13, versetto 15 dice: io vi ho dato un esempio da seguire, fate come me. E in Giovanni 14, versetto 12 dice: in tutta sincerità vi dico che chi crede in me farà le stesse opere che faccio io, anzi ne farà di più grandi. Sei spaventato? Sei spaventata dall'effetto che il Covid-19 potrà avere sulla tua vita, in termini fisici, in termini economici, in termini di separazione dalle amicizie o dai parenti? Quello di cui tu hai bisogno in questo momento è di seguire quello che ha fatto Gesù, è di seguire in questo momento preciso e di camminare su queste difficoltà, di camminare sugli effetti del Covid-19. Fare quello che lui ha fatto, riprodurre le cose che lui ha insegnato. Non puoi camminare sul Covid-19, ma puoi camminare sugli effetti del Covid-19. Allora, dove trovi gli esempi di quello che fare? Li trovi in questo libro qua, nella Bibbia. Se sei spaventato, tutte le volte che sei spaventato, tutte le volte che sei spaventata, apri questo libro e cammina sulle acque agitate del Covid-19 tramite le promesse di Dio. Ci sono su questo libro 365 promesse che Dio ha fatto. Una delle frasi più famose è: non temere, non avere paura, perché tu puoi camminare sull'effetto del Covid-19 attraverso le promesse di Dio. Leggi la Bibbia, nutri della parola, soprattutto in questo momento. Rendi la parte indispensabile della tua adorazione quotidiana e del tuo scacciare le preoccupazioni del Covid-19. Terza fase. Gridarono. Versetto 48, la seconda parte, e il versetto 49. Gesù voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono. Allora, io mi sono domandato perché urlarono, perché gridarono. Non conoscevano Gesù? Non conoscevano che Gesù era capace di fare queste cose, ben di più? Avevano già visto persone risuscitate dalla morte. Se è possibile risuscitare una persona dalla morte, perché non è possibile a Gesù camminare sulle acque? Lui può fare qualsiasi cosa. Avevano visto quello di cui era capace e gridano. Eppure, credetemi, accade spesso che Gesù ci mostri come fare a vincere gli effetti del vento che si alza nelle nostre vite, dicendoci di fare o non fare qualcosa, e noi diciamo: no, non funziona, non funzionerà. Gesù, tu mi stai chiedendo di fare questo, ma io sono sicuro che non funziona, non è possibile. E quando funziona per altri ci spaventiamo, siamo spaventati che quelle cose che Gesù ha promesso funzionano sul serio, e siamo spaventati. Gesù non aveva promesso che avrebbe camminato sulle acque, ma stava camminando sulle acque, e i credenti erano spaventati che Gesù avesse il potere di andare contro la natura dell'acqua e di poterci camminare sopra. Sapete, Gesù conosce i nostri limiti
e non ci chiederà mai qualcosa che lui sa che non possiamo raggiungere. Sa che abbiamo i nostri limiti. Paolo la mette in questi termini in Filippesi 4, versetto 12, Filippesi 4, versetto 12 e 13. Paolo dice così: so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ora attenzione, Paolo non stava parlando del mondo spirituale qua, Sì, stava parlando anche delle opposizioni al suo ministero, ma stava parlando specificatamente di quello che lui metteva dentro la pancia tutti i giorni, di quello che lui mangiava tutti i giorni. Paolo sta parlando di una vita reale, di quello che gli accadeva ogni giorno. Diceva che la forza di stare a pancia vuota, perché c'erano giorni in cui non mangiava, e la forza di stare a pancia piena, perché c'erano giorni in cui mangiava, era data da Gesù, da Cristo. E quella forza Paolo riconosceva che non era sua. Il fatto di poter stare senza mangiare non era una caratteristica che Paolo stava sviluppando in qualche maniera, ma era Gesù che gli dava la capacità di stare per più giorni senza mangiare. Quella capacità era data da Gesù. Se sei preoccupato, se sei preoccupata di come sarà il futuro dopo il Covid-19, è normale, è umano. Sei preoccupato? Sei preoccupata? Stai urlando come hanno urlato i discepoli? Allora guarda la prossima fase, guarda la quarta fase per scoprire quello che hanno fatto i discepoli, che ha fatto Gesù per i discepoli. Quarta fase: coraggio, non abbiate paura. Versetto 50. Tutti lo videro e ne furono sconvolti, ma subito egli parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E è una cosa che Gesù ripete tante volte: non abbiate paura, non abbiate paura, io sono qui, non mi sono dimenticato di te, sto vicino, non abbiate paura, non avere paura, io sono al tuo fianco, sto arrivando, sto camminando sulle acque per arrivarti, per arrivare dentro la tua barca, dentro la barca della tua vita. Questa volta Gesù non era nella barca. La prima cosa che fa è confortare i discepoli, dare una parola di conforto ai discepoli, prima di far cessare, anzi il vento non cesserà in maniera totale. Quando il mare era grosso, rimane grosso, ma Gesù agirà in un'altra maniera. Perché conforta? Come abbiamo detto, perché Gesù ancora non è nella barca, perché sa che quando noi non siamo senza di lui nella barca, sorge la paura. Se noi abbiamo Gesù nella nostra barca, abbiamo detto che la nostra barca non può affondare in nessuna maniera, in nessun modo la tua barca può affondare se Gesù è dentro la tua barca. Possiamo affondare, abbiamo paura quando Gesù non è dentro la nostra barca. È quello che interviene, perché interviene Gesù calmandoli: coraggio, non abbiate paura, sto arrivando, fammi entrare nella tua barca. Gesù sa che potete star vicino, deve prima cacciare la paura per farti entrare farlo entrare nella sua barca. Gesù sa che per poterti dare potenza deve essere insieme con te nella tua barca. Ti ripeto un'altra volta quello che ha scritto C.S. Lewis, te l'ho detto già 2 settimane fa. Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nella nostra coscienza, ma urla nelle nostre pene. È il suo megafono per risvegliare un mondo sordo. Gesù sta urlando in questa tempesta che si chiama Covid-19. Gesù sussurra nel vento, ma urla nella tempesta. Gesù sa che per arrivare a te deve cancellare prima il rumore assordante della tempesta che si è scatenata contro di te e contro tutto quanto il mondo. Per far cessare le tue paure anche al tempo del Covid-19. Giovanni dice in Prima Giovanni, versetto 4, capitolo 4, versetto 18, dice: nell'amore non c'è posto per la paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura,
perché chi ha paura teme un castigo e non è perfetto nell'amore di Dio. Ora, chi è amore perfetto? Gesù. Gesù. Sostituiamo Gesù in questo versetto. Nell'amore, in Gesù, non c'è posto per la paura. Anzi, Gesù caccia via la paura. Perché chi non ha Gesù non teme il castigo. Ma chi ha Gesù non teme il castigo e non ha paura. In conclusione, siamo in una tempesta. Siamo in una tempesta e il vento non è cessato e non cesserà per molto tempo. Il vento rimarrà per molto tempo, purtroppo. Ma Gesù vuole che tu non abbia paura. Vuole che tu lo faccia entrare nella tua barca. Vuole che tu domini le onde, che tu cammini sulle onde di questo Covid-19, che domini queste onde. Anzi, che siano un tappeto per i tuoi piedi e siano un'opportunità di testimoniare che tu hai fede in Cristo e che la tua barca non può affondare. E questo vuole che tu lo condivida con le persone che hanno paura e che temono per la loro barca, per la barca della loro vita, che in questo momento può affondare. Che cosa è successo a coloro che hanno ascoltato Gesù? Lo vedremo la prossima settimana, ma ti anticipo un solo versetto da Matteo 14, 28 e 29 della prima parte. Allora Pietro lo chiamò: Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te camminando sull'acqua. Vieni, disse il Signore. Il Signore vuole vederti camminare sull'acqua. Il Signore vuole vederti camminare sull'acqua perché assieme a Lui le onde non fanno più paura. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù che tu non sei disattento, ma tu sei sulla riva del lago in tempesta. Che tu sei sceso dal pregare per me e sei lì che sta aspettando di poter intervenire. E stai venendo sulle onde per darmi aiuto. Se tu che hai ascoltato questo messaggio sei stato colpito da qualche cosa che è stato detto oggi o sei stata colpita da qualche cosa, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io non voglio essere impaurito, io non voglio essere impaurita. Voglio che tu entri dentro la mia barca. Voglio che tu mi stia vicino, mi stia a fianco. Io voglio che tu mi dia la tua forza. Ti prometto che avrò coraggio in te, perché so che tutto quello che posso fare, io lo posso fare tramite la tua potenza, esclusivamente tramite la tua potenza. Io ti prego di starmi accanto, Spirito Santo, di scendere in me e di lavare via la paura, perché so che la mia barca, quando è Gesù dentro la mia barca non può affondare. E ti prego, Signore, di cacciare via tutto quello che sono i sentimenti di paura, di scoramento in questo momento della mia vita. Ti prego di darmi la gioia di vivere anche in questi momenti e di trasmetterla alle persone che sono vicino a me, perché voglio che vedano la mia sicurezza in te, così che possono essere attirati da quello che è la pace che tu ci dai. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.